Il chiacchierone di ritorno, allora com'è andata? Da dove posso iniziare? Puoi dircelo dopo. Nova, tu e la tua squadra fate d'avanguardia. Avanzate e aprite il cancello orientale. Vi seguirò dopo aver adunato le truppe. Capito. Ah, ecco, vedi, posso aggiungere ora gli altri. Ok, allora, Francesca già ce l'abbiamo. Ok, mettiamo Mellor, poi 16, tu sei 13, quindi ora devi livellare un po', ovviamente. E quindi a questo punto mettiamo a te qua dietro. E voi siete già comunque livellati anche abbastanza, però Yusuke lo mettiamo qua. E va bene così. Va bene, andiamo. Ah, ma già adesso così? Allora, il cancello sì, è quello lì, esatto. Ah, ecco, vedi, posso salvare qua. No, no. No, niente, scherzavo, non... Per ora non può essere. Va bene, allora dobbiamo superare questa zona e poi... Posso salvare e stacco. Li vedo. Ecco, ora dobbiamo combattere coi soldati. Sono già qui. Addirittura sono loro più veloci di me. Minchia, quanto gli ho tolto. Madonna, è arrivato al 16 direttamente. Nuova runa per Gar. Che in un colpo solo è arrivato al 16. Grande Gar. Muoviamoci, più veloci. Io che camminano. Sembra Kulgan lui. Abbiamo quasi la città in pugno. Generale, gli ultimi nemici rimasti stanno cercando di raggiungere il cancello orientale. C'è il rampollo di casa Kessling lì, vero? Sì signore, e il tenente Kessling ci ha chiesto di inviargli più truppe. Che assurdità, può cavarsela da solo. Mi scusi generale, ma la sua unità è composta solo da una manciata di soldati e dal carro armato runico. Da ciò che ho sentito dire per il duca, Sain Kessling ha un talento straordinario. Perciò dimmi, come può qualche sopravvissuto della Lega costruire un problema per il ragazzo prodigio? Abbi fiducia in lui. Lui è soltanto invidioso. Spera che possa crepare. E quindi qua ora mi devo scontrare contro Sain? Come facciamo a passare? Con le cattive. Ehi, fate parte della guardia? No. Siamo soltanto quelli che della pizza. Madonna, crittato malissimo. Quindi c'è pure boss fight nel mezzo, mi stai dicendo? Madonna mia, tutti che sono saliti. Un botto d'esperienza hanno dato. Ci potrebbe anche stare, come... Non fermatevi. Madonna, la boss fight con Sain e pure il carro armato in mezzo. Quindi questa è la scena che si vede dove loro due combattono. Forse c'è il duello qua, il duello uno contro uno. Siamo quasi al cancello orientale. Sì, ma guardate.
Madonna mia. Capisco. Quindi non arriveranno rinforzi. Siamo soli? Bene, davvero fantastico. La questione, signore, è che il generale Chappell... Non devi darmi spiegazioni al posto suo. Paul, metti in funzione il carro armato runico. Lo useremo come barricata. Sì. Tenente! Oh, 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 oh. Sei. Sei tu? La battaglia sul ponte. Noah. Abbiamo visto le stesse cose. Sai che questa guerra è ingiusta. Lo so. Tuttavia, il mio posto è nell'esercito imperiale. E le responsabilità della mia casa sono passate a me. Ascolta, sei ambizioso, lo capisco. Ma la mia situazione è cambiata e devo attraversare quel cancello. Nova! Tenente! Oh! Fatti da parte. Per favore. Bellissima sta scena. Non posso. È il duello. Questo è il duello uno contro uno. Devi soltanto abbassare la tua arma. No, ho fatto una promessa. Attacco, contrattacco e libera. Selezionalo con tensione alta. Rapidamente consumi la salute dell'avversario e rompi un punto di blocco. Con tensione bassa puoi fallire. Ah, vedi, c'è la tensione e la devo sfondare. Contrattacca, adotta una posizione difensiva e prepara di reagire al nemico. Accumula facilmente tensione, ma non può interrompere un punto di blocco. Attacca l'avversario, infligge danni elevati, ma non interrompere un punto di blocco. Quindi qua è tipo attacco difesa, e poi questo sarebbe attacco violento che in poche parole sfonda il diciamo la barra di HP che mi permette di concludere la battaglia. Va bene, attacco allora. Così sia. Il mio compito in quanto soldato imperiale è chiaro. Preparati, Nova. Ecco, vedi, tu in base alle frasi... Sono pronto. Ah, vabbè, ma sfonda è piccolo però. Ecco, vedi, counter. Si sta trattenendo? Non ti permetterò di fermarci. Ah, vedi, il contrattacco mi consente di... Ah, ok. Arrenditi, Nova. Questa guerra è già finita. Col cavolo che è finita. Se continui a resistere, dovrò farti del male. Ciò non cambia nulla. E vedi, devo accumulare tensione fino a quando non posso fare l'attacco... Arrenditi. Ti giuro sull'onore della mia casa che tu e i tuoi amici verrete risparmiati. Non succederà, Sein. E se sarai testardo al riguardo... Oh, vedi? Ora posso liberare. Bene, Nova. Se nessuno di noi due si arrenderà, allora combatteremo finché il più debole dei due non si spezzerà. Tocca a me. Mettimi alla prova. Sentite la host! Mi ha fatto counter lui. Nel nome di casa Kessling ti farò cambiare idea. Preparati, Noah. Fai del tuo peggio. Ed in base alla frase io devo capire... Mi dispiace, Segne, ma non ti lascerò intracciarmi. Preparati, Noah. Fai del tuo peggio. Tocca a me. Mettimi alla prova.
Beh, bellissima sta parte, ragazzi, incredibile. Ora, all'attacco. No, mi devi sentire fatto il pad. Dai, andiamo. Ora devo combattere con loro? Ma pazzesca sta parte. Con tanto di host dedicata pure. Questa è la parte che si vedeva nel trailer. È finita Nova. Accettalo. Ma perché non mi sta funzionando il pad? Io non sto capendo sta cosa. Non sto capendo perché non mi sta funzionando il pad. Ah, ecco, ora forse si è fatto. No, non ancora. Che mi dici dei tuoi amici lassù? Maledizione, sei in... Vedi, attacca l'avversario, infligge danni elevati, ma non interrompe un punto di blocco, adotta una posizione difensiva. Ah, è tipo che sono buffato ora. Dobbiamo continuare finché qualcuno non muore? Ho fatto una promessa, non mi tirerò indietro. Vedo che continui a mischiarti, non sei cambiato affatto. Oddio, comando! Comando tutti e due! Non lascerete questa città. Mettici più impegno, Noah! Oh, i brividi per l'host, ragazzi. È forte. Ah, vedi, tutti e due. Mettici più impegno. Quindi quando dice mettici più impegno, devi attaccare. Non vincerò mai se resto sulla difensiva. Ma io non ho fatto qui. Minchia. Non mi dire che è game over. O forse doveva andare così. Fatevi da parte. Arrendetevi e riceverete un trattamento equo. Casa Kessling non... No, è arrivato lui, il bandito. Cugino! Ti hanno ferito. Sembra che il nostro tempo sia finito. Noah, stai bene? Ce l'hai fatta. Oddio, chissà se effettivamente potevo vincere lo scontro in maniera diversa. Perché non sei fuggita insieme agli altri? Ho la cattiva abitudine di indagare sempre su chi mi assolda e sono piuttosto certa che casa Groom non abbia nessun passaggio segreto. È lei la distrazione. L'ha fatto per salvare gli altri. E dunque, ti chiedo di nuovo, perché tu sei qui? Minchia, ora l'ammazza lei. Poteva trattarci come semplice pletine, ma non l'ha mai fatto. Una tale lealtà va ripagata con la stessa moneta. E poi mi dà l'impressione di non aver finito gli assi nella manica. Milady! È già qui? Cielo! Però la sua efficienza è lodevole.
Ci rincontriamo, signorina Grumma. Sua grazia, non ricordavo di avere in agenda un incontro con lei. Sempre altezzosa, vedo. Ho pensato che potremmo usare questa occasione per discutere la nostra relazione futura. Vuole farmi una proposta di matrimonio? Sfortunatamente sono già sposato. Però... Però, se accetterà di valutare la nostra altra relazione, le permetterò di mantenere il suo stato sociale, le sue ricchezze e questo palazzo. Una proposta generosa, non crede? Vuole che mi unisca all'impero, che mi unisca a lei. E cosa succederebbe agli altri stati della Lega? Fanno parte del passato ormai. A lei cosa importa? Riconosco la sua mente brillante, signorina Grum. Mi giuri fedeltà e l'intera Lega sarà sua. Oh, adesso sì che si ragiona. La mia offerta la soddisfa? Oh, è molto ardita. E mi fa accapponare la pelle. Una vita nel lusso, ma sotto il suo comando? Preferirei sguazzare nel fango con gli altri soldati e combatterla fino al mio ultimo respiro. Come osa parlare così a sua grazia? Basta così, Chapel. Dubita del mio onore, milady? Con che coraggio mi parla di onore? L'imperatore di Galdea è ancora in vita e lei già parla come se avesse preso il suo posto. Questa è la sua opinione. Adesso vogliate scusarmi, credo che questa discussione sia conclusa. Che sfrontata. Che donna irruenta. Preferisce dormire in una caserma piuttosto che tra le più pregiate lenzuole di seta dell'impero. Scortate la signorina Periel fino all'uscita, e se qualcuno dei miei uomini osa posare anche un solo dito su di lei, finirà decapitato. Non c'è bisogno, conosco la strada. Milady. Vabbè, Periel, best personaggio. Sua grazia, come ha potuto... Sono solo una donna e un anziano, non rappresentano un pericolo. Maschilista? Vedrà, Duca. Un giorno questa donna cancellerà quel sorriso beffardo e trionfante dal suo volto. È una promessa. Fino ad allora, le porgo i miei saluti. Vabbè, niente, Periel, mia moglie proprio. Incredibile. E ora questo diventerà il mio castello, praticamente. Però è un po' troppo vicino al... Anche quell'elfa lì è una grandissima gnocca. No, mi dissocio. Anche mio è una grandissima gnocca. Tutta è una grandissima gnocca, sono qua. Abbiamo fatto uscire dalle miniere i soldati rimasti. C'erano dei sopravvissuti dispersi nelle gallerie, ma dovremmo averli salvati tutti. Ottimo lavoro. Ma dov'è sua signoria? Non mi preoccuperei per una tipa tosta come lei. E poi Sabine la terrà al sicuro. Ma anche più di due colpi in allegria, eh? Cioè, detto con tutta la mia, con tutta l'onestà che mi contraddistingue, anche più di due colpi. Quindi che facciamo ora? Che mi dici, Nova? Tornerai al tuo villaggio? Quei farabutti dell'impero ci hanno scacciati dalle nostre case come se fossimo dei comuni banditi. Beh, ma lo siamo! Davvero? No, sono stupidate. Ma gli bastava avere un pretesto e lo hanno trovato. Sfortunatamente i sospetti di sua signoria erano fondati. I piani di conquista del duca Aldric e del suo esercito sono ormai chiari. Ok, ma le altre nazioni della Lega ci aiuteranno, giusto? Giusto? Possiamo sperare che sarà così. Ma il duca è un uomo astuto e potrebbe tentare di far passare questa guerra come una disputa tra l'impero e i Grum. Se dovesse riuscirci, i nostri alleati potrebbero esitare a intervenire. Concordo. Non ci presteranno aiuto contro Galdea finché la guerra non giungerà alla loro porte. Fingeranno di non sentire mentre l'impero affilerà i coltelli e si aggiudicherà un'altra fetta del continente. E quindi, che facciamo?
Chiaramente non possiamo tornare ad Eltis Wise e dire che mi piaceva così tanto quel posto. Lo so, tesoro. Cassandra, madonna, guarda che gnocca Cassandra. Ascoltatemi tutti, devo dirvi una cosa. Ecco, ora gli dice la promessa fatta. Sua signoria ti ha ordinato di creare un esercito di resistenza. Sì, cugino, facciamolo. Non possiamo lasciare che quei vermi galdeani marcino sulle nostre terre come se fossero padroni del posto. Quindi c'è una possibilità di riprenderci le nostre terre. Tu che vuoi fare, Nova? Milady ti ha chiesto di farlo, ma non significa che tu sia obbligato. Gliel'ho promesso. Ne sei certo? Sì. Beh, se ciò che sua signoria desidera, non farò obiezioni. Andiamo a radunare un esercito. E vai, adesso sì che si ragiona. E qui parte la hosta, ragazzi. E qui comincia Yuden Chronicle. È esattamente qui che comincia. Significa che adesso Nova è al comando, giusto? Beh, almeno per ora. Un momento. Io? Perché? Perché sei quello a cui l'ha chiesto, sciocchino. Ah, cugino mio, che momento speciale. Mettiamo in chiaro le cose. Nova è provvisoriamente al comando e solo finché sua signoria non farà ritorno. Oh, Ymir ufficialmente reclutato. Però lui non combatte, mi sa. Vedi, capo della guardia, Ymir. E anche i banditi. Ah no, ok, ora anche Sumir, Cassandra, tutti si uniscono. Esatto. Anche lei non combatte. Luce della guardia, Sumir. Cassandra entra nel gruppo. Madonna, Cassandrona mia. Cassandrona nazionale. Kogan entra nel gruppo. Esatto, il leader dei banditi e anche gli altri due. Jutus entra nel gruppo. Ragazzo appassionato. Zabi entra nel gruppo, che è il... eccolo qua. Il buffer, monaco pungente. Sì, ragazzi, è come Shuikoden, eh? Che c'erano 108 stelle del destino. Qui saranno più o meno tanto quanto. Sì, sì, molto bene. Ma quelle rovine avranno bisogno di una bella sistemata se vogliamo stazionare qui un esercito. Esatto, e questo adesso diventa il mio castello. Eccolo qua. E ora, man mano che noi recluteremo i personaggi, il castello diventerà sempre più bello. Diventerà sempre più figo. Perché ci saranno le attività, ci saranno i minigiochi, ci saranno appunto i personaggi che ti aiuteranno anche senza combattere. Issare la bandiera della resistenza. Vedi? Adesso è cominciato... È cominciato ora, Yuden Chronicle. Giorno, Nova, ha dormito bene? Io mi sento come se mi avesse investito un carro. Ymir ci ha fatto sgobbare come bestie per tutta la settimana e le mie braccia ossute non sono per nulla adatte ai lavori pesanti. Dice che vuole essere sicuro che tutto sia pronto per l'arrivo di Lady Perriel. Suppongo che sia il suo modo di preoccuparsi. Comunque, sono tutti riuniti nella sala grande. Non vuoi scoprire perché? Ecco, perché nella sala grande si discuterà quello che dovremmo fare in futuro. Però, ragazzi, è ufficialmente cominciato Yuden Chronicle. Adesso siamo ufficialmente... Siamo ufficialmente proprio in gioco. Abbiamo ufficialmente cominciato Yuden Chronicle. È qui che comincia tutto. Perché da qui cominceranno ora tutti i reclutamenti, cominceranno tutte le quest secondarie per migliorare i personaggi, gli oggetti, le armi e tutto quello che c'è da fare comincia ora. Tutto quello che abbiamo fatto finora è stato un grande tutorial, è stato proprio l'inizio. Quindi ora comincia finalmente Yuden Chronicle.